teatro occidentale ha subito questa, vogliamo dire, questa ipertrofia, cioè è afflitto da questa sindrome di pigrizia, non riesce a uscire fuori, cioè non riesce ad avere, non è disponibile, ecco, è molto difficile trascinarlo fuori. Noi stiamo facendo dei numeri da 7 anni per trascinarlo fuori. Però alla base cos'è la nuova vocalità? Mi avevi chiesto prima. Sì. La nuova vocalità, innanzitutto io direi che, almeno come l'affronto io, alla base c'è la musica. Io citerei così una cosa che può sembrare banale, responsabili di questa frase sono tra l'altro 3 persone, Cage, Juan Hidalgo e Walter Marchetti, 3 grossi musicisti, dicono che la musica può essere solo vita. Cosa succede in realtà? Io faccio parte, va bene, di questo gruppo che si chiama Area, e la musica è vita vuol dire vivere all'interno del movimento giovanile di persona le contraddizioni, la situazione politica, i problemi ce ne sono anche parecchi, cercare di trasferire alcune intuizioni in alcune anche tendenze in chiave musicale a livello di contenuto e di forma. Sostanzialmente credo che sia l'espressione linguistica del nostro momento contenutistico musicale. Non c'è solo la ricerca, però, per la ricerca, quindi non si tratta solo di scovare nuove sonorità, però una ricerca anche sul linguaggio che sia creativo e soprattutto critico.